Carmine Montella, in pittura, svolge un racconto analogo a questo libro, Giramondo, Incontri di vita, che è un libro, come dire, che dà conto della passione dei viaggi di Montella, che ha girato mezzo mondo. E naturalmente impiega la tecnica dell'acquerello, che è una tecnica che si presta moltissimo, è una forma di scrittura. Una forma di scrittura, nel senso che l'acquerello richiede una rapidità di esecuzione, quindi si presta molto a un appunto di viaggi, a una molteplicità di appunti di viaggio. Non dimentichiamo che Goethe era un acquarellista e il viaggio in Italia, che è uno dei tanti viaggi che ha fatto in Europa, è segnato da una serie di acquerelli molto belli. Gli acquerelli di Bela Medina danno conto di un dominio di questo mezzo complesso che è l'acquerello, perché non, è una tecnica che non ammette pendimenti, ritorni e così via, cioè avere la mano sicura e sfrutta al meglio in questi paesaggi la capacità, proprio, la proprietà dell'acquerello che è la macchia visibile in questi ammassi di nubi, nei riflessi del mare, del fiume o del lago. E qui c'è l'altro mondo, il submondo, diciamo, il mondo acquatico, che è ricco di espressioni della natura, di forme naturali straordinarie, imprevedibili. C'è la botanica del mare, anche la fauna del mare. Vorrei dire che Milagro Perez è un artista che si muove in questa scena mutevole del profondo dei mari in maniera molto disinvolta. Assunta Di Giovanni è una acquarellista paesaggista. È dominante qua nei suoi acquerelli l'azzurro, proprio il blu di Prussia, nelle sue varie declinazioni e toni, e anche qui una natura esuberante, ricca, spaziale, un cromatismo prospettico, direi, che crea profondità, la terza dimensione, insomma. Anche questo è un universo a parte, di una flora straordinaria, imprevedibile, ricca di geometrie della natura straordinarie, contrassegnate da forme e colori imprevedibili a noi europei. Miguel López Amador mette questo in una serie di acquerelli, questo panorama ricco, e lo esprime con forza. Gli uccelli di quest'artista, anche qui smaglianti per colore, colora, diciamo, dei tropici, è rappresentata in varie espressioni molto ricche e dettagliate. Gustavo Martinez trasforma gli indios in angeli. La sua pittura si avvale delle conoscenze tribali proprio di ogni tribù e dei suoi membri. Nei suoi acquerelli compone e mescola armoniosamente gli elementi plastici, i colori, i contrasti, i tessuti, le linee con oggetti e ornamenti, astri, flora, fauna, componenti di rituali e attività indigene.